Ancora una volta buonasera a tutti. È bello rivedervi per concludere insieme questo nostro piccolo percorso di preparazione alla Pasqua. Come abbiamo fatto ieri sera, vorrei iniziare facendo un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto ieri, quando abbiamo un po' parlato della vita da risorti, che era un po' il sottotitolo delle nostre riflessioni. Innanzitutto vi ho proposto che la Pasqua è un evento traumatico, innanzitutto qualcosa che sembrava negativo perché Gesù non c'era più e quel trauma ha segnato profondamente i discepoli. Facendo un piccolo paragone con tante cose che possono essere accadute nella nostra vita, piccoli traumi che hanno un po' segnato e anche diviso una tappa della nostra esistenza con un prima e un dopo. Ma la Pasqua, da un evento traumatico negativo, diventa positivo. Meditando con Tommaso, in quel giorno di Pasqua, lui ha finalmente, 8 giorni dopo, capito questa portata e ha detto: "Mio Signore e mio Dio". Però un po' dopo, dall'ottavo giorno, è tornato al primo, come facciamo noi spesso. E ci vuole ogni tanto quel fuoco al cuore che avevano i discepoli di Emaus per ravvivare questo trauma, questa esperienza, questo ricordo, per fare 11 km camminando di notte, per tuffarsi in acqua, per portare a riva quella rete pesante con 153 grossi pesci. E concludiamo, abbiamo concluso con quella riflessione di Paolo dicendo: "Cristo vive in me". Questa esperienza è sempre attuale perché non c'è il mausoleo o il sepolcro di Gesù, come tutti gli altri grandi personaggi della storia, perché Cristo è vivo in mezzo a noi. Questo significa l'ottavo giorno. E come ho iniziato parlando del Vangelo secondo Giovanni, vorrei oggi concludere la nostra riflessione con un altro libro che porta anche il nome di Giovanni, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Alza la mano chi ha già letto qualche passaggio dell'Apocalisse. Siamo la minoranza, ottimo. Alza la mano chi ha letto tutto l'Apocalisse. Di meno ancora. Purtroppo l'Apocalisse è come Giuda che ho parlato nell'omelia. Quando appena sento il nome di Giuda mi viene in mente traditore e ladrone, ma non è così. Appena sento Apocalisse, cosa mi può venire in mente? Fine del mondo. C'è un po', ma non è solo questo. E io vorrei oggi parlare un po' del libro dell'Apocalisse perché è sicuramente il libro più pasquale della Bibbia, che più ci parla della Pasqua. È il libro per eccellenza del mistero pasquale. Innanzitutto, quando noi stiamo qui per proclamare il Vangelo, noi sacerdoti, diciamo sempre: Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ossia, il Vangelo è Gesù Cristo, secondo l'esperienza che hanno fatto quelle persone. L'Apocalisse è la stessa cosa, si dice Apocalisse di Gesù Cristo secondo l'esperienza di Giovanni. Ma cosa significa Apocalisse? Allora, magari qualcuno di voi si è sposato
all'antica ancora qui nel santuario di Valverde, e la sposa veniva di solito con il velo sul viso. Le sciarpe, il velo. E quando la sposa arrivava davanti all'altare, cosa faceva lo sposo? L'Apocalisse. Toglieva il velo, rivelava il volto. Apocalisse significa togliere qualcosa che sta nascondendo, rivelare, portare alla luce. Quindi Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, non Giovanni che è qui vicino a noi adesso, un altro, si trovava in un'isoletta dell'attuale Grecia chiamata Patmos, probabilmente un posto in cui mandavano dei prigionieri. Non immaginate le isole greche come Santorini, tutte belle, sabbia, rocce, lavoro, a causa di persecuzioni che le comunità stavano già subendo. E immaginate l'animo di Giovanni, tristezza, delusione. Però subito all'inizio del libro lui dice che nel giorno del Signore, la domenica, lui ha avuto una visione e ha ricevuto l'ordine di scrivere questa visione che ha avuto per poi trasmettere alle comunità. E quando lui vede Cristo che si rivela, non c'è bisogno che Cristo appaia davanti a lui, la visione è qualcosa di mistico, magari era sempre davanti ai suoi occhi e ad un certo punto, come non l'ho vista prima, qualcosa si è rivelato a me. Però effettivamente, come c'erano le persecuzioni e in questa visione lui anche fa una critica pesante al governo, lui deve scegliere un modo di non peggiorare la situazione che è già delicata. È per questo che lui sceglie questo modo diverso di scrivere, perché quelli che erano già preparati potevano capire. Ma vedi come lui è intelligente. Lui scrive in un modo per rivelare, per parlare, per ammonire, per dare un up alla sua comunità, e quelli che non hanno capito bene devono studiare, devono fare uno sforzo. E quando la gente va a studiare, va a fare questo sforzo, anche loro cominciano a vedere questo Gesù risorto nelle cose che stanno studiando. E anche loro diranno, ma come non l'ho capito prima? Questo è il linguaggio apocalittico. Lui stava in una celebrazione, magari da solo, giorno del Signore, quando ha sentito lo Spirito che gli ha rivelato chi e che cosa. Davanti a lui appare un personaggio che lui dice molto strano, e lui fa tutto un racconto che se noi ci mettiamo a disegnare viene fuori una cosa pazzesca. Non direi per i catechisti fare i disegni dell'Apocalisse, se no è finita. Uno che ha 7 corna, 10 occhi, però è un linguaggio crittografato che chiede un po' di sforzo e alla fine tutto si incastra. Perché quando noi vediamo ad esempio un mosaico, voi sapete che ci sono piccoli tasselli. Se io prendo quel tassello e lo asporto, non significa niente. Se lo metto nel sottofondo, vedo l'immagine che mi vuole trasmettere, e questa è l'idea dell'Apocalisse. E in questo linguaggio, ripeto, crittografato, bisogna prepararsi un po' prima per capire. Come due donne, ad esempio, che chiacchierano tra di loro, due amiche già da una vita, magari due sorelle, basta una parolina e ti fa venire in mente già qualcosa che hai vissuto. E si mettono a ridere. È
È un linguaggio tutto loro. Ma chi è di fuori non capisce niente. È come se Giovanni stesse dicendo alla sua comunità: vi ricordate quei bei viaggi che abbiamo fatto? Se tu c'eri, non ti ricordi. Se tu non c'eri, non ti ricordi. E io leggerò quindi alcuni piccoli passaggi dell'Apocalisse che ci possono un po' aiutare a immaginare quello che Giovanni sta trasmettendo. Già all'inizio, capitolo 1, versetto 4, Giovanni scrive alle sette chiese: grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Grazia e pace. Quando sentiamo questo saluto? Di solito. L'angelo alla Madonna, ma ogni giorno quando lo sentiamo? Grazia e pace da parte di Dio e del Signore Gesù Cristo. All'inizio della messa, subito all'inizio dell'Apocalisse, c'è un saluto come se fosse una messa. E questo saluto è per chi? Per le sette chiese. Ecco i numeri. Il sette, qui è più facile, cosa significa le sette chiese? A tutte le chiese, anche a noi. Sette spiriti. Io devo immaginare sette fantasmi? No, tutto lo Spirito Santo. E dopo, girando la pagina, nei capitoli 2 e 3, ci sono delle lettere a delle chiese, invitando a fare un esame di coscienza sui propri atti. Nella messa dopo il saluto cosa c'è? L'atto penitenziale. Quindi l'Apocalisse è impostato come se fosse una grande messa. Giro la pagina, capitolo 4. Seconda visione di Giovanni. Lui è portato al regno dei cieli e arriva lì e appare un agnello. Simbolo di? Ma come siete bravi, bravi. Simbolo di Gesù. Però Giovanni si mette a piangere perché ci sono in un grande libro sette sigilli. E nessuno può aprire. Vi ricordate? Libro, sigilli. Dopo l'atto penitenziale della messa cosa abbiamo? La lettura della parola. Dopo i sette sigilli arrivano le sette trombette. Così si dice in italiano? Trompe. Trompe, trombe. Trombette, piccole. Immaginiamo una grande, sì, trombe. Allora, dopo la lettura della parola, cosa c'è? L'annuncio, l'omilia, la riflessione, la condivisione, perché le trombe grandi io le devo sentire. Ottimo. Dopo le sette trombe, cosa c'è? Sette coppe. Quindi io posso toccare i sigilli, sentire le trombe e bere del calice. Dopo l'annuncio, cosa abbiamo nella messa? L'Eucaristia, l'offertorio dell'agnello. È ovvio che insieme a queste immagini Giovanni mette tante cose. Ad esempio, prima delle sette coppe c'è il segno del drago e della donna e dei sette angeli.
ma vi ricordate sempre che il 7 è il numero della perfezione. Però vi leggo al volo quello che succede, ad esempio, nei 7 sigilli. Quando l'agnello comincia ad aprire i sigilli, come se fosse una lettura della parola. Nel primo sigillo un cavallo bianco, nel secondo un cavallo rosso, nel terzo un cavallo nero, nel quarto un cavallo verde. E insomma, le cose si complicano. Non immaginate il cavallo, ma il colore. Giovanni percepisce che all'inizio il bianco, la nostra storia, era cominciata bene. Quando siamo nati, immaginiamo il paradiso. Poi il rosso cosa significa? Sangue. Caino ed Abele? Uno ha ucciso l'altro. Nero? Fame, malattia. Ora dovrai sudare nel terreno che dovrai lavorare. Le donne con i dolori del parto e poi tutte le disgrazie che sono venute a causa del peccato. Finalmente il cavallo verde. Verde non è speranza. È peggio del nero. Quando le cose sono marce, putrefatte. E il quinto sigillo c'è un lamento della gente che dice: Signore, fino a quando staremo qui a subire tutto questo? E nel sesto sigillo, in questo giro di sette, sempre il numero sei è il più grande. È più difficile aprire il sesto sigillo, suonare la sesta tromba e bere la sesta coppa. Perché nel numero sei, che cosa succede? L'imperfezione, l'umanità. Nel quinto la gente chiedeva che Dio facesse qualcosa. Nel sesto cosa Dio ha fatto? Venerdì Santo, il numero 6. Vi ricordate il Vangelo di Giovanni? Il sesto giorno. E il settimo sigillo? Silenzio. Perché il settimo giorno Gesù è morto. E qualcuno dice che questo è anche importante. Io ve lo dico, ma non sono d'accordo. Dicono che ci sono poche donne in paradiso. Silenzio di mezz'ora. Ce la fate? Non è d'accordo? Ottimo. Quindi le donne riescono a fare silenzio per mezz'ora. Quindi ci sono in paradiso. Ottimo. E poi, quando comincia con le sette trombe, lui rifà le stesse cose per dire: avete capito? No, ve lo spiego di nuovo. Avete capito? No, ve lo spiego di nuovo. Come se noi salissimo ad un palazzo. Ma per dire sempre, quello che è successo con Gesù e la sua Pasqua non è un evento sporadico. Faceva già parte di un grande piano di salvezza. È questo che Giovanni ha percepito, ha visto come rivelazione. La Pasqua che stiamo celebrando, che per noi segna la vita per sempre, faceva parte di un piano. Vi ricordate il saluto iniziale? A colui che era passato, a colui che è presente e a colui che viene nel futuro. Quindi dopo le sette coppe, ora sì Giovanni parlerà un po' del futuro, perché lui ha detto: ho capito, grazie alla rivelazione del Signore, all'Apocalisse di Gesù Cristo, il senso di tutta la storia. E la Pasqua è quell'evento che, se le cose sono così, sono capovolte. Perché lui ha percepito: le cose vanno male e noi non riusciamo a cambiare.
o Dio interviene o le cose continuano ad andare male. Quando Dio interviene nel sesto sigillo, nella sesta coppa, nel sesto suono della tromba, le cose cambiano. Ora dov'è l'ottavo giorno? Dov'è l'ottavo giorno? Perché poi parlando del futuro, vivendo da risorti, cosa verrà dopo quando lui comincerà già negli ultimi capitoli a parlare di fine dei tempi? Lui percepisce che c'è Babilonia, la prostituta, l'impero romano, per questo che è scritto in questo linguaggio crittografato, con tanti simboli. E subito dopo, al capitolo 19 e 20, immaginiamo quando finisce la messa, quando torniamo a fare le nostre solite cose, la futura venuta del Signore. E l'Apocalisse, quando il Signore viene, lui immagina la Gerusalemme nuova, la fine dei tempi, il senso a tutta la storia. E conclude la sua opera nell'ultimo versetto della Bibbia, dicendo che cosa? Io, Giovanni, attesto queste cose. E con Gesù dico, sì, vengo presto, amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Come se lui volesse quasi dire, andate in pace. Noi viviamo nella messa che l'Apocalisse racconta tutto quello che è successo nel passato. Cerchiamo di viverlo bene nel presente e ci prepariamo per il futuro. Ovviamente il linguaggio non ci aiuta molte volte. I simboli che Giovanni utilizza sono tantissimi. E i simboli, alcuni sono molto facili, come lui parla ad esempio di luce. Immaginiamo riconoscere qualcosa, vedere, essere illuminato, perché la luce è un simbolo universale. Però lui ha dei simboli legati alla sua cultura. Quindi noi dovremmo fare quasi che 2000 anni dei passi all'indietro per capire quando lui parla, ad esempio, sempre uso come esempio, le corna. Oggi le corna sono simbolo di tradimento e adulterio. All'epoca probabilmente erano simbolo di potere. Quindi se uno ha le corna, ha il potere. Ma oltre ai simboli che lui usa in quel modo lì, lui usa anche dei simboli che lui ha immaginato, che è ancora più difficile. Quindi c'è un drago, come dicevo, con 7 teste. Domina l'immaginazione delle persone. Questo drago esce dal mare, dall'acqua, il posto in cui se uno non sa nuotare, muore. L'acqua è negativa nell'Apocalisse. E qui bisogna ovviamente fare lo sforzo, ma come dicevo, lui è intelligente. Se tu vuoi capire fino in fondo il messaggio, chi non si interessa non capisce, ma chi si interessa facendo un piccolo sforzo capirà. E questo messaggio, quindi, alla fine lui capisce che questo Cristo risorto fa parte di un progetto, è presente in tutta la storia e dà un senso non soltanto alla sua vita, dà un senso a tutto. L'ottavo giorno dà un senso a tutto. Dalle cose meno belle che possono succedere nella nostra vita alle cose più belle che sono sicuro succedono tutti i giorni. In questo modo vi auguro una santa e serena Pasqua. Grazie ancora per la vostra attenzione, è stato un piacere meditare con voi l'ottavo giorno, vivere da risorti.